Siamo in videochiamata con Fra Francesco, padre guardiano della Verna, che ci risponde direttamente dal Monte Santo. Ecco, questa è una settimana indubbiamente particolare, molto sentita dai fedeli, deve essere però purtroppo vissuta, insomma, con quella distanza sociale che ci impone questo periodo di emergenza sanitaria. Che cosa si sente di dire a tutti i fedeli? Ah, innanzitutto che non sono soltanto questi giorni in particolare, ecco, anche se chiaramente saltano di più agli occhi, però abbiamo vissuto, penso, anche noi cristiani una quaresima veramente particolare. Generalmente in quaresima si fanno buoni propositi, si fanno delle piccole o grandi rinunce in maniera un po' ascetica, ecco, per essere un pochino più nudi nell'incontro con Dio. Quest'anno questa nudità ci è stata consegnata da quello che tutti insieme stiamo vivendo, ecco, quindi siamo stati spogliati veramente di tante cose, il lavoro per quasi tutti, le sicurezze anche della vita, le relazioni, no? E quindi ci avviciniamo a questo Triduo Santo in maniera veramente molto nuda, e allora, ecco, con la fatica di portare questa nostra nudità davanti al Cristo nudo sulla croce, ecco, però sentiamo nel cuore anche il desiderio che ci faccia fare Pasqua, ecco, davvero che ci faccia ricominciare la vita. Quindi penso che davvero mai come quest'anno, se la Quaresima è stata veramente sentita nella carne da tutti, ecco, così è sentito da tutti nella carne, nella vita, il bisogno più che il desiderio della Pasqua di Cristo, di una vita nuova. Senta, ovviamente i fedeli non possono raggiungere, insomma, il santuario per le ragioni di cui dicevamo prima, insomma, ormai questa tecnologia che anche oggi ci aiuta a comunicare con lei riesce un po' ad avvicinare, no, le persone. Come possiamo seguire quello che accade, insomma, alla Verna? Allora, chiaramente ci siamo subito interrogati su come siamo chiamati a vivere questo tempo e questa clausura ulteriore che la storia ci consegna. Quindi da una parte quell'impegno di tutti i frati è stato quello, sia a livello comunitario che personale, di inserire proprio nella nostra preghiera tanto tempo dedicato, no, a chiedere al Signore la grazia della cessazione di questa epidemia, il sostegno per coloro che sono impegnati in prima linea nel combattere il virus, nel accompagnare i malati e anche nell'accompagnamento delle anime dei defunti. Ecco, siamo in un tempo in cui i funerali pubblici, ecco, non ci sono, quindi anche il conforto della preghiera esequiale, quindi tutto questo è entrato nella nostra preghiera. Insieme a questo, ecco, come tanti altri conventi, siamo un po' anche domandati che cosa fare da un punto di vista pastorale, no? Quindi se abbiamo dei nostri fratelli, per esempio, che sono impegnati nelle cappellanie degli ospedali, quindi sono in prima linea, altri che magari si occupano, hanno implementato il loro servizio ai poveri, alle famiglie bisognose, che appunto in questo tempo di crisi anche economica è importante. Ecco, noi come Frati della Verna, che viviamo completamente isolati su questo monte, abbiamo pensato di continuare con la nostra pastorale, quindi facendo delle catechesi che mettiamo online, le potete trovare sulla nostra pagina Facebook della Verna. Sono piccole catechesi spot che però aiutano e accompagnano le persone che sono costrette alla solitudine, soprattutto, oppure che magari hanno bisogno, ecco, di una parola che possa essere paradigma di lettura di questo vissuto, ecco, per non cadere solamente nella tristezza, lasciarsi un po' spegnere la speranza. Ecco. Insieme a questo, proprio da pochi giorni è partito anche un altro servizio che facciamo come Frati della Toscana, quindi noi Frati della Verna, ma anche altri frati della provincia toscana, dei Frati Minori, che è il servizio Ti Ascolto. Anche questo lo potete trovare online sulla pagina ofmtoscana.org, è hashtag Ti Ascolto, e quindi diamo la nostra possibilità per ascoltare le persone. Non potendo più accogliere qui alla Verna le persone per i colloqui di accompagnamento spirituale, per la confessione, diamo il nostro tempo nell'ascolto. Quindi c'è un numero di telefono che potete trovare, vi chiediamo anche di diffondere, e per esempio noi Frati della Verna tutte le mattine a turno facciamo questo servizio di ascolto spirituale, ma anche di ascolto di uno sfogo, anche semplicemente, ecco, per tante persone che sono completamente sole in casa, anche la necessità di sentire una voce amica, una presenza
vicina di accoglienza. Quindi questo è un po' quello che facciamo e poi, come penso per tutti, no? Siamo tutti in work in progress, no? Quindi, e anche nell'attesa, ecco, di una riapertura graduale alla vita, all'incontro, che ci chiederà come Chiesa anche di farci carico di tante sofferenze vissute, perché se ora ci troviamo nell'emergenza, ecco, poi verrà il tempo dell'elaborazione, no? Di tutto quello che è successo. E penso che questo ci toccherà da vicino. Noi alla Verna custodiamo l'esperienza di Francesco stigmatizzato, no? Che sente nella sua carne le ferite di Cristo in croce, ma sperimenta anche la luce della Pasqua. E penso che la Verna potrà diventare, ecco, anche come è già da 8 secoli, ma specialmente anche in questo tempo, un luogo di speranza e di ripartenza per tanti. Ecco, e lei personalmente, se posso farle questa domanda, insomma, come vive questo momento proprio internamente, come padre, insomma, come lo vive? Beh, io penso che come tutti noi abbiamo visto varie fasi, no? Perché ormai siamo a un mese dal lockdown, quindi sicuramente ci sono mo molte fasi, no? La fase iniziale per me è stata molto appesantita dalle preoccupazioni, dal senso della responsabilità. Noi siamo in 30 alla Verna, 30 religiosi, alcuni più fragili perché magari anziani o con patologie pregresse, anche se siamo una fraternità abbastanza giovane, però abbiamo il padre Alessio che ha compiuto pochi giorni prima del lockdown 99 anni, quindi tutte categorie a rischio. In questo momento noi avevamo 21 dipendenti per la foresteria, quindi anche queste 21 famiglie da gestire, no? Quindi dal punto di vista anche proprio della gestione economica della nostra struttura non è facile, non è, perché abbiamo chiuso tutta la foresteria e invece di avere le nostre 500.000 persone ogni anno che ci visitano, quest'anno sarà un grosso problema e abbiamo queste famiglie, no? Che lavorano alla Verna. E quindi grandi preoccupazioni. Ancora con l'andare avanti del tempo, mi rendo conto personalmente che poi ci sono stati dei passaggi, anche sicuramente che il fatto di sapere che ormai da più di 20 giorni siamo chiusi senza contatti e nessuno si è ammalato, insomma, non dico che ci fa abbandonare le precauzioni che vanno sempre vissute e quindi anche noi come vita comunitaria cerchiamo, ecco, di custodirci, no? Quindi proprio in un rispetto per la vita degli altri e soprattutto dei più fragili, e questo è anche il motivo per cui questa intervista la facciamo così via informatica, me ne scuso, ma vi accoglieremo con gioia, ecco, per una rilettura a posteriori, ecco, per magari ai prossimi giorni. E quindi adesso siamo entrati in un tempo un po' diverso, che poi è anche un tempo anche quello della Pasqua, però sicuramente vedo anche nei miei frati, dove poi onestamente mi sembra di dire che stiamo vivendo bene, ecco, questo tempo, nonostante un po' la pesantezza, la fatica, per alcuni anche le preoccupazioni, no? Perché poi abbiamo tutti genitori, fratelli, amici che sono chiusi in casa, che stanno vivendo il loro servizio negli ospedali, no? Quindi è chiaro, no? Che la nostra storia è impastata con quella del mondo, no? E quindi non siamo solo quassù chiusi in un eremo, chiusi in noi stessi, ecco, le nostre amicizie, le nostre famiglie sono nel mondo, no? Abbiamo avuto anche la sorella di un frate qui della Verna, che a Bergamo, che è morta per il virus, ecco, quindi sono cose che ci toccano, no? Che siamo tutti sulla stessa barca, ha detto Papa Francesco, lo siamo anche in questo. Bene, io la ringrazio di questa disponibilità, insomma, anche vederla, ecco, con quell'immagine dietro, sapere dove lei si trova sicuramente darà conforto, così speriamo, insomma, chi vedrà questa intervista. Bene, Dio vi benedica, benedica tutti gli ascoltatori e ci accompagni in questo tempo di fatica fino a questa Pasqua che davvero con tutto il cuore desideriamo e auguriamo per tutti.